Perché siamo qui stasera? Perché l'Espresso ci ha aggiunto il carico da 11 in tutto questo. E come l'ha fatto? Sostenendo che gli americani stanno per lontani dal nostro prodotto e anzi intimano ai loro militari di non acquistare né mozzarella né altri formaggi né altri salumi in campagna. Noi abbiamo la parola di consegna del nostro prodotto alle basi NATO il giorno prima che l'Espresso andasse in nemico. Dopo anni di indifferenza della stampa e dei mass media sulla Terra dei Fuochi, negli ultimi tempi un diffuso interesse ha proiettato al centro dell'attenzione nazionale la vicenda dell'inquinamento di alcuni siti campani. Un'attenzione importante, ma a volte carente della capacità scientifica di analizzare correttamente i fenomeni e di valutarne la reale portata. La Finlandia, la Svezia e la Lettonia hanno ottenuto che quel limite di diossina per il salmone selvaggio, la ringa, il salmierino e non so cos'altro, pescati nel Mar Baltico non vale. Poi quando eravamo ragazzi giocavamo di tutto da parte. Perché? Perché i contenuti di ossia di quegli alimenti sono sistematicamente al di sopra dei limiti stabiliti per tutti. Ma in Italia qualcuno si è mai posto il problema di non acquistare salmone? Un convegno a Santa Maria la Nova, promosso da diverse associazioni civiche, ha messo a confronto i risultati dell'analisi scientifica con l'informazione penetrata nell'opinione pubblica e con gli effetti disastrosi sull'economia agroalimentare campana. All'assemblea è intervenuto anche il direttore dell'Espresso, Bruno Manfellotto, duramente criticato per l'articolo e per la copertina sull'acqua di Napoli. Questa è l'ennesima risposta che viene data e dice: i test americani prendono in considerazione i livelli 86 sostanze nocive legate all'inquinamento sui rifiuti tossici, incluso l'uranio. Le analisi condotte dall'ABC di Napoli e rese pubbliche sul web rispettano i regolamenti italiani e riportano i livelli di 23 sostanze. Ma non è così. O noi ne facciamo 135, gli americani ne fanno 86, ma non ne facciamo 135 perché noi chissà quanto bravi siamo, perché la legge italiana, che deriva da una direttiva europea, siamo andati avanti con l'azione risarcitoria, abbiamo fatto in tutte le sedi, non abbiamo nessuna intenzione di fare un passo indietro, perché siamo anche un po' stanchi di questa immagine deformata che si vuole continuare a rappresentare nella cittadina, soprattutto quando avviene su un settore, come diceva benissimo Francesca Sant'Agata, dove siamo un'eccellenza e dove veramente non meritiamo questa attenzione negativa. Faccio una richiesta, già detto in altre volte. Se ha voglia di raccontare questa città e questa regione, cominciamo a indagare quali sono le ragioni vere che hanno portato questa nostra terra a essere violentata nel corso degli anni. Andiamo a vedere le responsabilità non solo della Camorra, ma dei tanti colletti bianchi su cui ci sono ancora troppe pagine segretate. Ormai noi conosciamo i luoghi dove stanno gli inquinanti, si facciano le localizzazioni, si perimetrino quelle aree, si facciano le bonifiche, si mette in sicurezza anche la filiera agroalimentare, che anch'essa è fatta di tante eccellenze che stanno pagando un prezzo altissimo. Più volte nel corso del dibattito è stato puntato il dito verso le istituzioni responsabili dei gravi ritardi nelle bonifiche dei terreni inquinati e della mancata tutela della produzione regionale, ad esempio attraverso una certificazione dei prodotti alimentari di qualità. Il professor Luigi Montano ha illustrato il progetto EcoFood Fertility, che cerca di fornire una misura al legame fra inquinamento ambientale e incremento di patologie che si registra in alcune zone delle province di Napoli e di Caserta. Cioè, gli stessi che durante tutto l'anno si lamentano, diciamo la verità, no? Cioè, gli stessi durante tutto l'anno dicono tutto quello che devono dire sulla società. Intanto si sentono autorizzati ad essere solo loro a dirlo, perché sta in via e lo dico io, gli altri non si sono più. La discussione si è infiammata quando ha preso la parola il direttore dell'Espresso, il cui intervento ha scatenato la reazione indignata di diversi esponenti di associazioni locali. Quanta superficialità in una cosa del genere! Ma è vergognoso! Penso che non possa esserci, quando si fa informazione, il 100% della precisione tecnica. Sicuramente saranno state delle diverse interpretazioni, delle sottolineature sbagliate. Per esempio, quando abbiamo scritto nell'articolo abbiamo sottolineato che i parametri che vengono usati
sono diversi quelli italiani da quelli statunitensi, evidentemente non abbiamo chiarito sufficientemente che cosa questo significava, cioè che quella americana è una scelta, diciamo così, di tipo precauzionale. La copertina era sicuramente molto aspra e molto dura, però come ricordavo, ho deciso, forse sbagliando, per carità, non escludo di poter fatto un errore, che l'unico modo per farsi ascoltare oggi, purtroppo, è quello di urlare l'informazione. Sono pronto a pubblicare tutte le chiarimenti, i dati tecnici, le dichiarazioni dei tecnici dell'ABC. Io faccio il mio, che è quello di raccogliere delle informazioni, cercarla di dare il meglio possibile. Se l'ho date male, chiedo scusa. Se la copertina ha offeso, chiedo scusa. Ma il mio punto di vista importante era quello di dare questa informazione, perché pensavo che fosse utile farlo.